Per liberarti dai pensieri cattivi ci sono molte cose che puoi fare. La prima è diventare consapevole di come funzioni e capire che il modo in cui funzioni è direttamente collegato a quello che ti sta attorno. Il tuo cervello registra ogni cosa. Il tuo corpo assorbe 1 miliardo di informazioni al secondo ed entrambi trasformano ogni elemento esterno in emozioni, sensazioni, percezioni, pensieri. Quello che chiamiamo libero arbitrio è solo il risultato di processi neurofisiologici innescati da elementi esterni che si traducono in emozioni, sensazioni, percezioni e pensieri. Guardati intorno e osserva la quantità di colori che ti circonda. Magari non li hai notati, ma ci sono. Ebbene, ogni colore influenza le tue percezioni e le tue emozioni rispetto alla realtà circostante. Osserva forme e materiali. Nota ogni cosa. E rifletti sul fatto che anche questi elementi influenzano le tue percezioni. La prima cosa da fare quando vuoi liberarti dai pensieri cattivi è assicurarti che l'ambiente in cui trascorri la maggior parte del tempo sia adeguato al tipo di pensieri che vuoi avere. A volte basta spostare un mobile, cambiare il colore di una parete, liberarsi di cose che non ci piacciono. Un'altra cosa che puoi fare è addestrare il tuo cervello a concentrarsi esattamente dove vuoi che si concentri. Comandi tu, ricordalo sempre. Il tuo cervello deve fare esattamente quello che tu gli dici di fare. È programmato per questo. Chi ha brutti pensieri semplicemente si dimentica di pensare ad altro, visto che il nostro cervello può fare bene solo una cosa alla volta e può seguire solo una conversazione alla volta. O segue quella che gli capita per puro caso di ascoltare, come un brutto pensiero che nasce dal nulla, oppure segue quella che tu gli dici di seguire. Quando inizi a parlarti e a dire al tuo cervello dove deve spostare l'attenzione, lui subito inizia a pensare ad altro e tu ti rilassi. Fallo ora. Inizia focalizzando la tua attenzione sul battito del tuo cuore. Prenditi qualche secondo e ascoltalo. Poi sposta l'attenzione sulla tua mano destra fino a percepire le sensazioni che la tua mano sperimenta. La senti? Il tuo pensiero negativo in realtà a qualcosa serve, almeno dal suo punto di vista. Vuole proteggerti da qualcosa. Sembra strano, vero? A chi verrebbe mai in mente che persino i nostri pensieri meno piacevoli hanno uno scopo preciso e vogliono proteggerci da qualcosa di brutto a modo loro? È proprio perché sembra strano che nessuno ci pensa. Ma questa è proprio l'occasione buona per iniziare a farlo. Dimmi, secondo te, quale potrebbe essere l'intenzione positiva di questo tuo pensiero? Immagina che lui voglia proteggerti da qualcuno o qualcosa. Da chi o da che cosa sarebbe? Prenditi un attimo di tempo. Non ci sono risposte logiche corrette. C'è solo la tua intuizione. Pensaci. Immagina che il tuo pensiero voglia proteggerti da qualcuno o da qualcosa. Ascolta la tua voce interiore. Segui l'istinto. Qualsiasi cosa va bene. La prima che ti viene in mente. Basta una parola. La prima che ti viene in mente. Vuole proteggerti da...